Ciao, sono Cristiano Libardi di Ballon Party TV. Oggi puntata speciale. Abbiamo con noi Lisa Moriterni. Ciao Cristian, salve a tutti. Ciao Lisa, lei ha un negozio ad Alberobello che si chiama Creativity Eventi ed è un'artista incredibile. Oggi ci svelerà qualche segreto per fare il decorative painting sui palloncini. Bene, allora buon lavoro. Grazie. Allora ragazzi, la prima cosa da capire, qualche premessa per quanto riguarda il decorative painting oppure pitture in genere, ed avere almeno un piccolo kit di base. Che cosa comporta questo kit? Bisogna avere una tavolozza. Io utilizzo una tavolozza a foglie impermeabili proprio perché è più semplice l'utilizzo e non devi rilavare o sciacquare, cioè si utilizza e poi si butta. Dei colori acrilici, non importa quale azienda, vanno bene comunque tutti. Dei pennelli in base a quello che voi dovete fare. Sempre carta assorbente, perché per noi è fondamentale in tutto l'utilizzo, in tutto diciamo il percorso di quello che stiamo realizzando. È fondamentale, che ovviamente non si nota quando facciamo il corso, è il sapone di Marsiglia, perché è l'unico sapone che può che aiuta, diciamo, a mantenere nel tempo la setola del pennello. Adesso possiamo cominciare. Allora, come detto con Cristian, oggi dipingeremo sui palloncini e tra i tanti abbiamo scelto proprio la Globe della Grabo. Adesso praticamente vi faccio vedere qual è la particolarità. Allora, la Globe della Grabo si presenta proprio come un orbs. A differenza di altre aziende, di altri palloncini trasparenti, di Bubble, è particolare proprio perché ha una rigidità superiore, è un po' più rigido, quindi ci permette di fare una bellissima pennellata. Ora lo gonfiamo. Dopo questo inizio scoppiettante, gonfieremo proprio come l'orbs fino a quando si andranno a, diciamo, a creare un tondo perfetto e non vedremo più le grinze, le pieghe. Utilizziamo un modellabile per poterlo chiudere, che poi ci farà anche da gancio alla nostra composizione. Ci facciamo almeno 3 nodini per assicurarci la chiusura. Adesso siamo pronti per andare a decorare. Allora ragazzi, abbiamo preparato la nostra tavolozza con i colori che ci servono appunto per questa decorazione. Nella mia composizione tratteremo appunto Halloween, visto che siamo vicini a questa ricorrenza, e i nostri colori saranno il nero ed il bianco. Prendiamo il pennello, un pennello a goccia, quindi il pennello a goccia sarebbe il pennello tondo. Ci serve, abbiamo preso questa misura proprio perché adesso inizieremo a creare dei cerchi un bel po' grandi. Carichiamo le setole. E quando siete sicuri che le setole del pennello sono completamente inzuppate di colore, allora potete andare direttamente sulla base. Ho deciso di fare un ragno, quindi lo faremo con delle forme molto semplici, delle forme geometriche, in maniera tale che sia facile per tutti. Creo prima la testa, quindi vado a fare un cerchio perfetto. E riempio. Quando sentite un po' asciutto il pennello, lo andate leggermente a bagnare e andate a ricaricare. La parte del corpo del ragno invece ovviamente sarà il cerchio più grosso, quindi vado a realizzare un altro cerchio un
po' più cicciottello. Carico sempre il pennello per fare il riempimento. Ovviamente una cosa è che voi, mentre state disegnando, avete di fronte a voi il disegno, mentre farlo da questa prospettiva, diciamo, non avete ben precisa la grandezza di quello che state realizzando. Per fare adesso le zampe, ora faremo le zampe, utilizzeremo un pennello un po' più piccolo. Quindi vado con la metà della misura, sempre bagnato, si toglie l'eccesso dell'acqua e si va a caricare nel colore nero. Anche in questo caso molto semplice, figure, facciamo delle linee per creare le zampe, prima quelle più corte. Poi andate a fare quelle più lunghe. Non vi preoccupate che sbagliate, perché questa in realtà è la vostra base, cioè praticamente voi dovete crearvi delle linee dove poi andate a riempire. Ora fate la stessa cosa per le zampe inferiori, prima quella più corta e poi quella più lunga. Sempre da qui andate, stessa cosa. E ora fate quella più lunga. Allora, un attimino. Ok. Ora riempitevi le zone che vedete un po' più scarne, proprio per fare la zampetta piena. Io utilizzo sempre il mio scodellino per pulitore di pennelli, perché appunto ha una scaletta che aiuta e facilita la pulizia del pennello. Allora, sempre quando avvertite che le setole sono zuppe, potete andare a dipingerci. Allora, riprendete quello che avete fatto, solo perché questa cosa vi serve per il riempimento. Adesso invece dovete crearvi le zone di luce, altrimenti così il ragno non ha proprio senso, dobbiamo dare della profondità. Quindi in questo caso utilizzeremo un pennello ancora più piccolo e lo utilizzeremo con il colore bianco. Quindi il colore bianco perché è un colore che va a contrasto con il nero e quindi ti dà già da sola la profondità. Allora, andiamo prima a fare la parte superiore. Con il nero che sta sotto, voi andate a lavorare bagnato su bagnato e di conseguenza vi si crea la sfumatura più grigia. Iniziate a mettere questi punti luce nelle parti delle zampine. Come vedete, questo è un palloncino che davvero, anche creando la pressione con il pennello, è perfetto proprio per la realizzazione di queste cose.
leggermente il contorno dalla parte inferiore in maniera tale che mettiamo a risalto la rotondità del ragno. Poi, perché questo ragnetto ha un pancino tondo tondo, gli andiamo a creare una zona luce proprio sul pancino e sulla testa, in maniera tale anche lì da creare nell'interno la profondità. Ok? Ok. Adesso dobbiamo creare la sua ragnatela, perché questa è la parte più semplice. Abbiamo appunto fatto una cosa che davvero potete realizzare tutti. Ora dobbiamo creare appunto un effetto riempitivo della globo, creando un effetto sfumato ragnatela. Come lo facciamo? Utilizzeremo in questo caso una pennellessa 40. Andiamo a mettere nel bianco solo un goccino di nero, proprio perché deve essere un bianco sporco. Poco, 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 non esagerare, perché proprio si deve avvertire che non è... io non devo utilizzare il nero, io devo utilizzare il bianco e devo avere quasi una colorazione di un bianco sporco. Ok, nel fare questo avrete già ben zuppo il pennello, quindi vi conviene, prima di poterlo fare, scaricarlo. Quindi in un lato togliete quasi l'eccesso del colore. Ok, lo facciamo adesso solo da sopra. Creiamo la pennellata, cioè l'effetto brush che tanto ci piace. Da sotto andate a fare delle pennellate irregolari, più lunghe e più corte. Nella parte dove non c'è il ragno potete addirittura allungarvi. D'accordo? Riempiamo dove vediamo che c'è proprio il vuoto. Quindi, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto appunto questo effetto particolare. Ora possiamo assemblarlo. Una volta terminata il nostro dipinto sulla nostra globe, la andiamo appunto a posizionare alle nostre composizioni, dove vi farò vedere in un altro video l'effetto particolare che abbiamo realizzato. Prendiamo appunto la nostra globe, posizioniamo, ok, una volta posizionato vediamo dove dobbiamo ancora aggiungere i nostri palloncini, quindi andremo a completare questa zona. Utilizzeremo sempre tutto nei colori che abbiamo scelto. Ok, la composizione è terminata. Spero vi piaccia. Ok. E brava la nostra Lisa! Spero vi siate divertiti, tu ti sei divertita? Tantissimo! Bene, allora ci vediamo alla prossima, ma prima di salutarci, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like, anzi, non lo mettete. No, lo mettiamo. Sì, lo mettiamo. Mettetelo e fateci sapere se vi è piaciuto lo quello mettiamo. Che abbiamo realizzato. Anche se avete bisogno di fare domande, ci saremo noi a rispondervi. E quindi alla prossima.
Ciao! Ciao, grazie Cristian.